video di questa sera voglio farlo in soft spoken e ci tengo innanzitutto a ringraziare di nuovo, anche se l'ho già fatto personalmente, ma ci tengo anche nel video a ringraziare Marco per avermi regalato dalla mia wishlist i pennarelli Uhu. Sono appunto, per chi non avesse visto il video dei miei regali, sono dei pennarelli che si possono sfumare tra di loro, tipo matite. E c'è anche questo pennarello che è fuori dalla confezione. Non ho capito perché abbiano fatto questa scelta, però vabbè. E che è un pennarello bianco. In realtà credo che non, cioè sì, non colora, trasparente, diciamo. Che serve appunto per fare le sfumature. Io non l'ho mai provato. Proveremo insieme. Vorrei fare delle creazioni con questi pennarelli, oltre che vorrei colorare i miei album. Tipo, secondo me sarebbe fighissimo colorare l'album, quello delle sirene, per farci delle sfumature, soprattutto per i colori che ci sono all'interno. Molto, molto sirene. Piace perché ha il suo cofanetto. Tutti questi colori. Spero si vedano bene. E ha molti verdi e azzurri, anche un lilla. E anche, secondo me sono molto sirenosi questi colori, soprattutto questo e questo qui. Quindi penso che ci colorerò quell'album lì in un video e magari ci farò un overlayer con quello che vi racconto qualcosa, non lo so, magari facciamo un sondaggio su IG. Se ancora non mi segui, mi trovi con il nome Cati Splendente. Così potete scegliere se preferite dei suoni oppure che racconto. E comunque delle cose da dirti, quindi non è un problema trovare un argomento. E la confezione mi piace molto perché appunto c'è questo cofanetto che mi sono appena accorta che appoggiando così sto su da solo. Abbiamo tutti questi fantastici colori, ogni colore ha due punte, una è a pennarello normale e l'altra tipo evidenziatore, quindi per fare le parti grosse da colorare e metterci meno tempo, che a volte è un po' noioso avere delle parti grosse da colorare, avere una punta piccola. Ci sono anche quelli a brush, ma costano di più, quindi io nella mia lista cerco sempre di mettere cose sì che vorrei, però quelle che costano meno, perché mi dispiace farvi spendere tanti soldi. Poi all'interno ci sono questi cartoncini e ovviamente c'è qua, diciamo, possiamo chiamarla la reference, spero che stia mettendo a fuoco, vabbè, questa reference di tutti i 60 colori, questo qua è bellissimo, Peacock Green, bellissimo. E Peacock dovrebbe essere il pavone, dovrebbe essere tra l'altro, ma non sono sicura. Però effettivamente ha questi colori. Comunque vabbè. E qui c'è già il cartoncino con scritto sia il numero, perché ogni colore ha un numero diverso, proprio come i rossetti, e il nome del colore. Che vabbè, noi daremo un nome italiano, no, non è vero. Comunque poi dopo noi abbiamo la nostra reference quando andremo a scegliere quale colore utilizzare per fare le nostre creazioni, i nostri disegni. Perché si fa su cartoncino? Ecate, qui ci sono già tutti i colori, è vero, però il colore che vediamo qui magari sulla carta è diverso. Quindi è sempre meglio fare lo swatching dei propri pennarelli. Io lo facevo in modo meno professionale una volta, però
Però adesso che abbiamo i cartoncini possiamo farlo in modo più professionale. Quindi direi di andare già a colorare perché sono 60, quindi facciamo così, va bene? Ok, bene. Iniziamo. Sono due uguali, metti che uno lo sbagli. Avevo pensato di fare magari delle creazioni con questi pennarelli, oltre che colorare i quaderni, gli album, quelli con i disegni. Mi sarebbe piaciuto fare degli stickers anche da regalare. Però magari scrivimi nei commenti, creatura, se vuoi, e scegliamo anche quali stickers disegnare. Magari li disegno io e poi li coloriamo insieme, se ti va. Ok. Allora, qui inizio con Y295. Mettiamoli qui. Vabbè, a parte che se zoom non li vedo. 295. Y295 barium yellow, non so che colore sia. Hanno un buon odore di evidenziatore. Sto cercando di capire come senso. Perché se io faccio così non si colora tutto. No, sono uscita. Con questo, perché con quello lì non si capisce un cacchio. Però non lascia quei segni brutti che quando tu ci passi sopra, cioè è un colore compatto, non è che ha i segni come i pennarelli normali. Non so come spiegarlo. Però quando coloro con i pennarelli non c'è mai questo segno bello compatto, cioè se io faccio un segno così, poi lo faccio vicino, in parte si vede come si può dire la sovrapposizione, ecco. Y691 melon yellow. Oddio, non me l'aspettavo di questo colore melon yellow. Non aspettavo diverso, cioè, magari smetto di tremare. Vedi che il colore compatto si uniforma tutto insieme. Questa cosa mi piace tantissimo perché appunto sono colori a base alcolica e quindi succede per questo. Poi abbiamo Y696 Sunflower, quindi sì, ci sta, ci sta, ci sta. Adesso io andrei meglio girando questo. Qui non capisco perché a me verrebbe da fare così e riempire tutto, però se vado spingendo così, ecco, sono uscita molto bene. Devo un attimo abituarmi a come colorare. Allora, non è per niente satisfying quando esco, mi triggero da sola, meglio che vada con la puntina. Bello questo, mi piace tanto questo giallo, molto bello. Io l'avrei chiamato tutti e tre giallo ocra. No, solo questi due. Invece sono due gialli diversi effettivamente. Però melon non lo so, non aspettavo di più aranciato forse. Vabbè, e poi abbiamo Y488 Shallow Hearts. Hearts scritto come terra e non come cuore. Ah, questo l'ho colorato bene. Sto prendendo un po' la mano. Ok. Bello, insomma. Poi abbiamo Y583 Dark Yellow. Vediamo da. Oh no, ho sbagliato punta. Che poi potrei anche guardare. Ah, questo Dark Yellow io l'avrei chiamato marrone.
Cioè, non so se si capisce cosa intendo. Che il colore è uniforme. Vedi, asciugandosi si uniforma tutto. E poi... E 371 from dust. Color polvere. E niente, non riesco a non uscire dai bordi oggi. Giornata. No, perché io di solito mi avvicino tantissimo a colorare, invece per non mettere la nuca dentro alla videocamera, quello sto colorando di merda. Poi, E293, crema pallido, credo che sia la traduzione. Uscire dai bordi. Non so se tu stai vedendo qualcosa. Bello questo. Che guarda, tu ti aspetti che sia questo, in realtà è quello. Quindi per quello bisogna fare la prova sul cartoncino. Sono troppo emozionata e tremo. Molto bene. Y360 yellowish orange. La Peppa, questo è Melon. La Peppina fa il caffè, non sembra per nulla. Dai, da questo a questo. Ne passa di acqua sotto il ponte. Che bello. Cioè, questo è yellow. Questo può essere yellow secondo te? Ma io ho i miei dubbi. Non emozionarti troppo, guardate. Che poi esci dai bordi. Questo è Melon. Questo è Melon. Questo, cioè no vabbè, top. Poi YR394 eggshell, quindi dovrebbe, da come leggo qui, dovrebbe essere come l'involucro, no, del, vediamo se è come l'uovo. Sì, dai, ci sta. Color uovo. Sì, questo è proprio colore uovo. Questo è totalmente eggshell. Secondo me, perché c'è, cioè, possibile che io tocco qui e va fuori? Secondo me assorbe un po' il cartoncino. È colpa del cartoncino perché mi fa sbavare. Allora, E364, non so la traduzione e la pronuncia di questo. Vedi, se io passo sopra si uniforma, cioè quello che mi piace troppo, al di là che sto uscendo dai bordi e questa cosa triggera male, e sti starà triggerando malissimo, sono sicura perché sto triggerando io, in senso negativo ovviamente. Sembrerebbe tipo un marrone tendente al rosso, un marrone caldo, poi abbiamo E. 761 Vigogna sarà? Ma ce l'ha? No, Vigogne. Vabbè. Loro sapevano che avrei, sarei andata fuori dai bordi, per cui me ne hanno stampato un altro. Allora, E440 bronze. Se smetto di emozionarmi, magari coloro anche bene. Allora,
Bronze è una specie, qui tende al marrone, qui tipo, assomiglia un po' a questo, c'è un po' di grigio, c'è un po' di marrone, c'è un po' di giallo, invece qui è proprio un marrone scuro, tipo legno, tipo albero. Poi, E645. Burnt orange, vediamo, sarà un marrone scuro caldo probabilmente, vediamo. Sì, quasi tendente al color mogano. Credo questo si possa definire cioccolato. Nelle tinte per capelli questo dovrebbe essere tipo color cioccolato, se non sbaglio. Però allora, vabbè, niente, non ne azzecco uno. Poi abbiamo E 287 rosa beige, che io lo chiamo rosa antico, vediamo se è lo stesso. Non è rosa antico. A me sembra più un nocciola, forse con questo ci fa il colore della pelle, è color pelle, quella pelle caucasica, forse, non lo so, quello che si definisce color pelle, quando colori manga. Poi, scusami, sono in fretta di guardarli tutti, R688, arancione brillante. Tutto. Questo non l'avrei chiamato arancione, l'avrei chiamato rosso, sembra un rosso come il mio maglioncino. Sembra un rosso carmino. Pensavo che non ci fosse il rosso, e invece c'è, solo che loro lo chiamano arancione. Ah, sai che è tipo un po' più chiaro delle arance, quelle rosse. E 194, questo dovrebbe essere un rosa, vediamo, sembra rosa te. Questo è color pelle. Cioè, è il mio colore, quasi. Pelle caucasica, intendo, ovviamente. Non voglio dire che solo il colore della mia pelle è l'unico colore di pelle. Però sì, effettivamente, vabbè, io sono molto più chiara, però. Con cosa mi sono sporcata qua? Comunque, da notare le mie vene, non so se si vedono. C'ho le vene viole e verdi, e si vedono tantissimo le mie vene. C'ho la pelle trasparente, quindi sarebbe difficile trovare il colore della mia pelle. Però vabbè. R588 Scarlet. Vediamo. Eccolo, un altro rosso. Molto simile all'altro, devo dire. Molto simile, questo è un po' più scuro forse, però dai, ci siamo. Pensavo che non ci fossero rossi. Old Red RV 757. E questo è vinaccio intanto. Sono uscita pensando che stavo pensando che è un colore tipo sangue, ma è un bordeaux molto scuro. Loro lo chiamano Old Red, un rosso vecchio. Tan E
252. Sembra che sto facendo l'estrazione del lotto. Sembrava più tendente al rosso. Marrone sì, comunque. Sembra molto più freddo di quello che pensavo. Poi abbiamo un Pinkish Vanilla R192. Forse questo più simile alla mia pelle, alla mia pelle troppo chiara. Poi abbiamo R186 Dark Pink. Questo dark pink è bellissimo, devo dire, molto molto bello. Non solo perché l'ho colorato tutto dentro. Ok. R275 Orchid Smoke. Poi abbiamo V891, quel nome lì che non so cosa sia, Shadow, vicina che muove tutte le persiane, tutte le ore. Alcune punte sono più morbide, comunque si va un po' meglio, altre sono più rigide e non si... Sì, hanno le punte diverse. Bello anche questo, questo l'avrei chiamato Lilla, molto semplicemente. V276 Royal Light. Questo era appunto molto più duro. Infatti sono sbavato lo stesso, molto bene. Poi V366 Lavender, questo lo dedichiamo tutto a Firestars ASMR, in realtà anche questi, ma Lavender. Quando penso alla lavanda, quando vedo la lavanda, quando sento la lavanda, penso a lei. Guarda, l'ho colorato anche dentro abbastanza. Poi RV 194 medium pink. Sembra arancione. E invece è pink. Questo è un po' più morbido. Questo è il classico rosa che c'è nei pennarelli. Questo è color carne, proprio viso anche questo. Invece questo è proprio rosa, rosa. Rosa, rosa. Grape Ash, quindi cenere dell'uva. Che salva. Uva cenere. Un colore molto interessante. Molto interessante questo colore. Poi B956, non so come si legga questa parola, non so il significato, vedremo. La punta è rigida.
lapislazzolo, non so dirlo. Troppo morbido a sto punto. Incontrollabile. Vabbè. Puoi pure dire che sei tu scalza, eccoti. B463 Prussian Blue. Quindi blu di Prussia. Che questo la punta è molto. Cioè, vedi il tratto si espande tipo, non so come dire. Bisognerebbe fermarsi un po' prima del contorno. Siamo qui, ok. Fresh Blue B389. Che bello azzurro questo. B860 Indian Blue. Brilliant Blue B575. Io a vedere un video così mi sarei già addormentata i primi 6 minuti. Non so se sei già arrivata qui, se sei già arrivata, se sei riuscita ad arrivare fin qua, creatura. Grazie per il like e grazie per continuare a guardare questo video. Grazie per la tua compagnia. Deep Sky Blue G460. Eh beh, me lo immaginavo proprio così, non così morbida, appunto, non me lo immaginavo. È come se alcuni pennarelli avessero molto alcol, se fossero veneti, capito? E quindi si espande, tipo. Ma credo che questa cosa vada bene per la sfumatura, che proveremo in un altro video, perché sennò viene troppo lungo. Allora, Ice Blue G482. Questo io lo chiamo ottanio, credo. È strepitoso. Bellissimo questo, mamma mia, è bellissimo. Poi G177 blu porcellana. Valverde non è blu porcellana. Ah, blu porcellana è verde. Sembra verde muffone. No, scherzo. Non lo vedo blu, però. Poi. G191 blu turchese. Che bello. Questa è la punta più rigida. Bellissimo, mamma mia. Questo si è andato bene perché con la punta rigida assorbe un po' meno, non lo so. Comunque abbiamo un blu viola pallido che noi chiamiamo generalmente lilla, no scherzo, ma non sembra poi così pallido dalla punta, invece poi dal colore tutta un'altra roba. Metterò sempre questa reference perché da qua e da qua cambia tantissimo a cos'è la realtà.
Poi abbiamo Parrot, dovrebbe essere pappagallo, quindi un pappagallo verde brillante, addirittura. Una calopsite. Che poi le calopsite sono grigie, quindi ho detto una gran cavolata. Bello. Avrei dato un altro numero, ovviamente. G458 Hunter Green. Wow. Da questo nome mi aspetto grandi cose. Ed è un bel verde foresta. G 472 Vivid Green. Se senti dei suoni strani, il vicino sopra ha acceso dell'acqua. Non so che cacchio stia facendo. Stammi fermo. Non sta mai fermo quell'uomo. G554 Bronze Green. Il bronzo di prima era molto scuro, vediamo questo. È già è verde olivo praticamente. Non così scuro come avrei immaginato. Sembra più un verde olivo. Poi Bud Green G479. Vediamo un po'. Bello. Ho grandi aspettative da questo. Speriamo non ci deluda. Verde turchese chiaro. Tra l'altro, ah sì, sono tutti e due verdi, ok. Perché questo verde tende molto all'azzurro ed è bellissimo. Mi sa che questo è Alpine Green. Ah, ho i capelli io di questo colore, forse per quello che mi piace così tanto. Questo era il colore di capelli che mi ero fatto Enchanted Forest tanto tempo fa, di una tinta vegana, e questo è quello che ho portato per più tempo, Alpine Green, bellissimo, mamma mia. Poi abbiamo G487 Green, non so leggere questa parola, non so cosa voglia dire. Verde olivo più chiaro. Verde pallido, credo sia per G284, tipo verde pisello, vediamo. Questo forse è verde pisello. No, questo è verde pisello. Questo è verde pisello. Ho delle grandi aspettative anche nei confronti di questo Deep Green G840. La Peppina fa il caffè, è bellissimo. Se trovassi una tinta per capelli verde così scura, me la farei, bellissima. Abbiamo quel Peacock Green G862. Devo dire molto bello anche questo. Molto molto.
Uno dei piaceri della vita sono i colori, tra l'altro. Poi, dal mio punto di vista, ovviamente. Oh, abbiamo un forest green, G850. Un colore veramente bellissimo, anche di questo mi farei i capelli, veramente molto bello. Questo è un verde più caldo, questo è un verde più freddo, entrambi bellissimi, pure questo è bello. Poi abbiamo un yellow green G289, sarà tipo un verde acido. Abbiamo due ultimi. Allora abbiamo un MG011, un blu grey 011. Quanti numeri ci sono? I grigi hanno un sacco di numeri. È chiarissimo, mamma mia, che bello, è proprio come il colore del ghiaccio, secondo me. Hanno lo stesso nome blu, sono tutti blu grey questi qui, questi tre qui, con dei numeri diversi, vediamo la differenza. Poi abbiamo sempre blu grey però 031, MG031, vediamo un po'. Un sottofondo di acqua, non dell'isola. Bello, praticamente è la versione un po' più scura. E questa sarà ancora più scura perché è sempre blu grey, però è MG 069 069. Vediamo. È molto più scuro questo. È un grigio freddo tendente al blu, molto bello. Questo è bellissimo, questo è proprio il colore del. Io quando penso al ghiaccio, che vabbè è trasparente, però se dovessi colorare qualcosa, di solito ti dicono di farlo grigio, ma questo secondo me è proprio il colore del ghiaccio. Allora, qui abbiamo Cool Grey 042 e BG042. Ok, questa è proprio l'idea che ho quando penso al grigio. Poi abbiamo un neutral grey CG083. Che questa è l'idea che ho del grigio. Questo è un grigio scuro. Un grigio qualsiasi, questo magari è un grigio più pastello. Poi abbiamo un altro Cool Grey 082, BG082, sarà più scuro, sarà un grigio freddo più scuro. Mi piace questa cosa che sono passata sopra e poi soffiando e asciugandosi tutto insieme si uniforma e mi piace troppo. Questo è il vero satisfying, non stare dentro alle righe a questo punto di questo video. Yellow grey, quindi andiamo con i grigi caldi e poi infine c'è il black, c'è il nero. 020 YG 020. Vediamo il grigio caldo, non me lo aspetto, non so come aspettare. Cambia
tanto, cioè, guarda che differenza tra questo, che è freddo, e questo che è caldo. Cioè, veramente bellissima sta cosa. Si vede che qui c'è del giallo. Bello, bello, mi piace sta cosa. Yellow Gray 040, YG 040. Adesso andremo con la sfumatura sempre più scura, immagino. Abbiamo Yellow Gray 150 YG 150, quindi un altro grigio caldo, però questa c'è la punta morbida, però sempre più scuro. Guarda che si stanno asciugando. Questo qui è un grigio, ma sembra un azzurro. Cioè, anche asciugandosi un po' cambiano colore. Comunque, il nero, speriamo che sia un bel nero pieno. Bavucchia un po', però molto bello. Ok, pensavo di metterci molto di più. Comunque sì, bellissime. Cioè, guarda, sono un po'. Sì, questo è un rosso carminio, secondo me. No, un po' sì, è tendente all'arancione. Non c'è mai il rosso carminio, accidenti. Un bel rosso sangue vivo, non c'è. Perché Scarlet assomiglia all'orange, però sì, dai, forse frettando troppo, può essere. Comunque è bello, mi è piaciuto molto, anche se sono andata un po' fuori. Guarda qua, quanto sono andata fuori, anche qua, che tristezza. Vabbè, comunque mi è piaciuto molto provare insieme a te. Qua ho preso un po' più la mano, ma secondo me si stanno spandendo. Niente, mi sono riusciti bene solo questi. Quelli con la punta più rigida, praticamente. Comunque, vabbè. Spero che nonostante le sbavature, questo video ti abbia fatto rilassare. La prossima volta proviamo a fare, magari, coloriamo una sirena e proviamo a fare le sfumature. Così proviamo. Io non le ho provati da sola, è la prima volta che li provo. Con te proviamo anche questo insieme. Per il video degli stickers decideremo insieme, ovviamente mi piace decidere con te i prossimi video. Vediamo se è abbastanza. Sì, dai, ci sta abbastanza simile. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare. Io ti auguro, come sempre, buonanotte, buon relax. Ciao!